Cari amici, buongiorno. Volevo raccontarvi un po' di questa mia nuova fatica del testo di terminologia ragionata della medicina cinese classica e moderna, per il quale sono giunta adesso oltre la metà dell'opera perché sono 9 volumi previsti e sono stati pubblicati i primi cinque. Vi volevo raccontare un po' perché ho pensato questo testo e come l'ho pensato. E naturalmente è dedicato soprattutto ai miei colleghi, in particolare quelli più appassionati che desiderano entrare veramente in contatto con le fonti originali, pur non avendo il tempo di fare degli studi di cinese moderno e classico di tipo formale. Quindi l'approccio di questo testo è prima di tutto un approccio andragogico, pensato per gli adulti, pensato per le persone che hanno già molto da fare. E in che modo? Creando prima di tutto una struttura decisamente modulare, ossia dividendo le diverse tipologie di conoscenze in modo facilmente riconoscibile, in maniera tale che ciascuno possa adattare lo studio al proprio tempo, alle proprie esigenze e soprattutto ai propri obiettivi. Quindi poniamo ad esempio che, come più volte ho avuto modo di constatare, molti colleghi dicono, non, per carità, scusate la pronuncia, eccetera. Fare semplicemente lezione pronunciando bene i caratteri della medicina cinese è un obiettivo che potete raggiungere molto, molto rapidamente, perché su ogni testo ci sono delle tavole lessicali, alla fine della spiegazione dell'etimologia, dei caratteri di ciascun argomento, ci sono queste tavole lessicali. Ogni tavola lessicale ha un QR code che lo potete inquadrare con il telefonino e in un attimo, fondamentalmente, riuscite a entrare dentro un file sonoro dove una madrelingua cinese pronuncia tutti i caratteri che sono in quella specifica tavola. Quindi voi potete seguire la tavola lessicale sentendo queste pronunce dei caratteri pronunciati da una madrelingua. Ora, la mia pronuncia del mandarino è discreta, ma sto cercando la qualità, soprattutto con questo testo, quindi ho chiesto a una collega dell'Università Internazionale di registrare queste tavole lessicali per noi e quindi avrete anche questa possibilità. Perciò l'obiettivo minimo si può raggiungere veramente con poco sforzo. Se poi non siete pratici di QR code, c'è comunque l'elenco di tutti gli indirizzi web a cui trovate i file sonori che servono per le specifiche tavole. L'altro aspetto della modularità è avere una buona grafica, e qui devo dire che la grafica di Rachel Lopiano mi lascia completamente soddisfatta. Abbiamo distinto sia con degli specifici simboli, sia con una grafica diversa, quindi dei box di formato diverso, tutte le diverse conoscenze che vanno oltre il testo principale, oltre il testo portante. Quindi siete interessati anche a entrare più in profondità nelle più famose citazioni classiche che riguardano quell'argomento? Abbiamo un box con un suo specifico simbolo che si chiama un tuffo nel cinese classico, dove vedrete le citazioni, la traduzione dei caratteri uno per uno, la spiegazione della struttura, la traduzione. Potete anche limitarvi a leggere solo la traduzione se vi interessa la citazione e basta, oppure se siete più, diciamo, interessati alla struttura del cinese classico, vi leggete anche il resto di questa cosa e quasi senza accorgervene, alla fine vi renderete conto che vi siete familiarizzati con la lingua classica cinese e con la sua struttura. Quindi questo è anche un altro aspetto dell'approccio andragogico, quello della conoscenza implicita. Quindi vi renderete conto alla fine che sapete delle cose senza esservi neanche resi conto di averle studiate. Un altro box, per esempio, caratterizzato con il suo specifico simbolo grafico, è un box che si intitola A proposito, e ogni tanto ce n'è uno, e si tratta di approfondimenti culturali, di curiosità, di cose che servono a vivacizzare un pochino l'argomento. Ci sono poi altri box dedicati all'etimologia o dedicati
al focus grammaticale, a focalizzare un aspetto della struttura. Se non siete interessati più di tanto alla struttura della lingua cinese o all'etimologia, o avete poco tempo e volete saltare gli approfondimenti, lo potete fare ovviamente in modo molto agile grazie a questa grafica differenziata. Abbiamo poi un altro simbolo che serve per alcuni punti di attenzione, quindi un po' come se fossero delle piccole note intervallate nel testo dove c'è bisogno, per esempio, attenzione, guardate che questo carattere assomiglia molto a quell'altro, si pronuncia nello stesso modo, ma non è la stessa cosa. Quindi questi piccoli punti di attenzione. Le citazioni, come dicevamo, sono presenti chiaramente in tutto il testo. E sia della lingua moderna, quindi sia del lessico della medicina cinese moderno, sia di quello della medicina classica. Qualche volta c'è soltanto il significato del carattere, la traduzione, quello che noi in redazione chiamavamo tabella leggera, qualche altra volta, per appunto entrare un po' dentro la lingua, dentro la struttura, c'è anche la funzione grammaticale di ogni singolo carattere perché va interpretato in quel modo. Ora, detto questo, in effetti, se uno vuole conoscere meglio come funziona proprio la lingua cinese, trova tutto sulla prima unità. Quindi la prima unità, che si chiama appunto cinese senza segreti, è quella che fa un po' da base a tutte le altre per tutto quello che riguarda la lingua cinese. Quindi i problemi relativi all'etimologia, alla pronuncia, i vari alfabeti fonetici, come si sono evoluti i caratteri, come si è evoluta la scrittura, tutte queste cose qui le trovate nel primo volume. Invece, a partire dal secondo, si tratta di piccole monografie, una sullo yin yang, una sull'aspetto delle cinque fasi, un'altra sul qi, un'altra sulla fisiologia di sangue e fluidi, che diciamo presentano quel tipo di argomento, andando però ad attingere a tutte le citazioni, a tutte le spiegazioni, all'etimologia, a quello che volete. Quindi l'aspetto fondamentale, dicevamo, è una didattica di tipo modulare che si allaccia, che si presta a seguire i propri obiettivi personali e che porta ad un apprendimento implicito. Quindi non è una modalità di studio formale, si studia tutta la grammatica, le cose, eccetera, eccetera, ma si impara facendo, si impara leggendo, ci si familiarizza senza quasi rendersene conto. E poi abbiamo anche proprio la struttura che serve ad utilizzare questi testi nel caso di un corso vero e proprio. Io ne ho tenuto già uno online, ne terrò altri. E questo diventerà il libro di testo di questi corsi di terminologia. Quindi c'è anche proprio una parte strutturata come testo didattico. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono gli obiettivi formativi di ciascun testo messi bene in evidenza e ci sono degli esercizi. La seconda parte di ogni volume è dedicata alle attività e quindi include strumenti ausiliari, ossia elementi che è bene sempre avere sotto mano, anche quando magari si affrontano altri testi in relazione alla cultura cinese, ad esempio una sintesi delle regole di pronuncia è presente in tutti i volumi, anche se la spiegazione più completa e dettagliata fa ovviamente parte della prima unità. La sintesi delle regole di scrittura, anche se spiegata in maggior dettaglio nella prima unità, è sempre presente in tutte le unità, così come anche una tavola sinottica che permette di confrontare agilmente le diverse possibili trascrizioni, che sia Pinyin, che sia Weijia, il CFO, eccetera, eccetera. Quindi, una parte degli strumenti ausiliari rappresenta un'estrema sintesi degli aspetti tecnici che sono spiegati nella prima unità e c'è anche una sintesi introduttiva all'inizio di ciascuna unità. L'altra, invece, che è più specifica di ciascun testo, perché e per questo devo ringraziare moltissimo l'aiuto di Paola Campinoti. In ogni testo, alla fine, c'è un indice analitico, che è una cosa molto importante per poter magari ritrovare velocemente un argomento, e ci sono i glossari, sia a partire dalla pronuncia cinese fino alla traduzione italiana,
ogni volta con la pronuncia pinyin, il carattere semplificato, il carattere tradizionale, la traduzione e anche sempre l'indicazione di dove compare quel carattere specifico nelle tavole lessicali del libro. Quindi si può ritrovare tutto molto facilmente e anche il glossario inverso, quindi dall'italiano alla trascrizione pinyin, sempre con carattere semplificato, carattere tradizionale, pronuncia e indicazione per la tavola lessicale di riferimento. Ci sono poi anche diversi esercizi che, sempre nell'ottica modulare, sono strutturati e raggruppati per abilità, quindi utilizzabili in base ai propri interessi ed obiettivi. Se vi interessa, ad esempio, semplicemente verificare quanto avete acquisito dei contenuti di una specifica unità, c'è una parte che si chiama autovalutazione, dove trovate anche tutti i link per i file sonori delle pronunce, con una serie di domande aperte e anche qualcosa che riguarda la sintassi delle citazioni classiche. Se poi vi interessa anche acquisire il lessico della medicina cinese, allora lì è necessario usare la parte di consolidamento, che però anch'essa è strutturata per abilità distinte a seconda di quello che vi interessa. Una parte serve soprattutto per esercitare la pronuncia, inclusi anche i toni della lingua cinese. Un'altra parte riguarda soprattutto la lettura, perciò il saper riconoscere i caratteri cinesi che fanno parte del lessico di quell'unità. C'è una parte con domande a scelta multipla che può essere usata per un test di fine lezione sull'apprendimento complessivo e infine ci sono anche degli esercizi per sviluppare la scrittura, in cui compaiono sia i caratteri semplificati che quelli tradizionali, ovviamente sempre scelti fra quelli che fanno parte di quella lezione, cioè di quella specifica unità. Ogni carattere viene illustrato con l'ordine dei tratti che lo compongono e anche una specie di mascherina che vi permette di esercitarvi a riscriverlo con le giuste proporzioni. Bene, questa è la fine di questa presentazione. Spero di non avervi rubato troppo tempo e trovate anche, se volete, maggiori notizie sul mio sito di questi primi 5 volumi. A cui dovrebbero seguire a breve gli ultimi 4. Vi ringrazio per la vostra attenzione e buona lettura.